Ben ritrovati con un nuovo appuntamento con Non Volley, la trasmissione del venerdì dedicata al mondo della pallavolo. Ospite in studio qui oggi per la Team Volley Messina, Saverio Burrascano, referente della comunicazione appunto della squadra messinese. Benvenuto Saverio. Salve, ciao, grazie a voi dell'invito. Oggi parleremo appunto della Team Volley Messina, che in questo ultimo turno è stato un po', non è andata tanto bene, è stata una settimana con tre sconfitte per tutte e tre le squadre, diciamo, dei tre principali campionati, sia la Serie C femminile e maschile, ma anche la Serie D è andata male. Sì, è andata male perché io, per quanto riguarda la Serie C, sicuramente era una partita che ci si aspettava in un certo senso di perdere, perché comunque la Ionica Volley Santa Teresa è una squadra attrezzata per il salto di categoria. Per quanto ci riguarda, noi stiamo facendo un percorso completamente diverso, in quanto nella nostra squadra abbiamo inserito diversi giovani del settore giovanile, per cui non c'è senso, un piccolo cantiere che sta crescendo, per cui siamo abbastanza contenti di quello che stiamo facendo. Siamo ancora alle prime partite, la prima l'abbiamo vinta fuori casa, è già stato un buon risultato. Questa ci stava la sconfitta, dico, non possiamo dire diversamente. La C femminile invece ha affrontato la prima gara, perché nel primo turno ha riposato, e ha avuto forse l'impatto e l'emozione appunto della prima gara di campionato. Erano fuori casa, una squadra avversaria abbastanza ben organizzata, dico, è andata male, ma comunque, dico, c'è tutto il tempo per rifarsi e andare avanti. La Serie D in un certo senso anche quella è stata una partita un po' strana, perché ci si aspettava una reazione diversa, tanto che dopo il primo set perso abbiamo recuperato facendo l'1-1, però dopo le ragazze sono un attimino tornate sui loro passi e hanno perso la gara, ma comunque io siamo ben contenti in ogni caso del lavoro che stiamo facendo, perché noi abbiamo inserito nei tre campionati regionali molti atleti e molte atlete che vengono al nostro settore giovanile, che è quello che comunque per Team Volley e Pallavolo Messina è fondamentale. Sì, per noi è importante, sì, sì. Noi lavoriamo soprattutto sul settore giovanile. Per la Serie C, appunto, abbiamo detto maschile, è stato perso per 3-7-0, quindi comunque sì, una sconfitta abbastanza pesante. Beh, diciamo che il non è tanto il risultato 3-0 la pesantezza, perché tante volte un 3-0 può essere anche punto a punto, hai vantaggio, cose del genere. Noi ci siamo fatti un po' prendere dall'emozione. La prima partita in casa c'era tanto pubblico che effettivamente non ci aspettavamo neanche noi, e siamo ben contenti anche di questo, perché sembra strano, ma in Serie C avere la palestra piena non è una cosa semplice, tanto che anche i nostri amici avversari di Santa Teresa ci hanno fatto i complimenti proprio anche per questo. E il terzo set lo abbiamo giocato con un po' più di tranquillità, e siamo arrivati un po' quasi punto a punto, però alla fine hanno ceduto i ragazzi, anche quelli fisicamente e tecnicamente, però ripeto, ci sta. La sconfitta della Serie C maschile onestamente ce l'aspettavamo, e poteva anche succedere il 3-0, non c'era problema. Il coach Caravello appunto a fine gara ha voluto sottolineare alcuni punti, sì, e preghiamo dalla regia di mandare il video. Okay. Veramente c'è, i valori sono diversi, i campionati sono diversi, il nostro e loro sono costruiti per vincere, noi siamo costruiti per crescere e per migliorarci. Sicuramente dovevamo avere più qualità all'interno del gioco e più pazienza, bisognava saper soffrire un po' di più e cercare di limitare appunto gli errori e le palle che abbiamo regalato. Ho detto questo ai ragazzi a fine partita, che mi è piaciuto come abbiamo chiuso. Questo atteggiamento dobbiamo riuscire a portarlo in maniera costante in tutta la partita. Sono contento, siamo un gruppo unito, i ragazzi lavorano tanto. Abbiamo, sì, è giusto fare delle scelte, però sono tutti parte del gruppo, squadra, e sono tutti parte del progetto. E ovviamente ci sarà spazio per tutti, perché anche quando abbiamo bisogno di tutti. Ecco, coach Caravello ha voluto sottolineare anche la differenza comunque di obiettivi delle due squadre. Esatto. La Santa Teresa ha degli obiettivi ben precisi di stare in testa alla classifica e anche avanzare di categoria. Voi vi volete salvare, vivere un campionato tranquillo e far crescere ancora di più i vostri ragazzi. Esatto, perché se guardiamo il roster delle due squadre ci rendiamo conto che Santa Teresa ha tanti atleti che hanno fatto già anche la Serie B,
ad alto livello, noi giocatori che hanno giocato in Serie B non ne abbiamo forse neanche uno. Però avete comunque sia ragazzi giovani, appunto, sì, provenienti dalle giovanili, ma anche tanti ragazzi di esperienza. Sì, qualche elemento di esperienza c'è, perché comunque in una formazione, in una squadra messa in campo, ci vuole sempre qualcuno che dia, diciamo, che trascini la squadra comunque. Sì, che sia da punto di riferimento per questi ragazzi che bene o male potrebbero trovare un attimo di emozione e hanno bisogno di un aiuto da qualcuno che veramente ha un po' di esperienza in più di loro, ecco. Abbiamo parlato anche del pubblico, che, come hai detto, sì, prima, è stato tantissimo, non, sì, ve l'aspettavate. Le tribune della Palestra Juvara erano veramente gremite. Sì, sì, erano gremite, e noi ci facciamo forza anche del fatto che, avendo un settore giovanile molto vasto e molto ampio, cerchiamo di coinvolgere anche le squadre giovanili, a partire dall'under 13 e 14 femminile e 15 maschile, a partecipare anche loro alle nostre gare, proprio per far sentire la vicinanza, appunto, della società, far sentire una famiglia, perché effettivamente noi ci sentiamo una famiglia, cerchiamo di mettere a proprio agio, tutti quanti. E siamo ben contenti del lavoro che stiamo facendo. Dico, ripeto, è una società che è nata per fare settore giovanile e fare crescere i ragazzi. Qualcuno ci sta riuscendo, qualcuno meno. Poi dobbiamo anche renderci conto che oggi la tecnologia, la televisione, i computer, internet, sono tante cose che allontanano un po' i giovani dallo sport. Noi stiamo facendo l'opposto, stiamo cercando proprio invece di coinvolgerli e farli venire in palestra. Non più tardi di ieri, ecco, io seguo direttamente le il settore maschile e giovanile. Le under 13 e under 15, sì, io under 13 e under 15, e proprio fino a ieri ho avuto la bella notizia che altri 5 ragazzi sono venuti in palestra per cominciare l'attività con noi, e già siamo a metà novembre quasi. E questo è un bellissimo obiettivo, sì, per la società. Sì, sì, senza dubbio. Passando alla Serie C femminile, a quella partita con la Pallavolo Oliveri, sì, diciamo che le ragazze anche là un po' si sono fatte prendere dall'emozione della prima in Serie C. Direi perché ricordiamo che sono state ripescare, esatto, dalla Serie D. Noi abbiamo avuto due ripescaggi, uno dalla D alla C con il Team Volley, uno dalla prima divisione alla Serie D con la Pallavolo Messina. Per cui le ragazze sono viste proiettate in un campionato che comunque non si aspettavano di fare, ci stanno mettendo tanta buona volontà e siamo certi che comunque nel proseguo sicuramente avremo qualche piccola soddisfazione. Il nostro obiettivo è la salvezza. Ma ribadisco sempre, parliamo di crescita, crescita, crescita. Noi vogliamo far crescere le atlete. Non andiamo in cerca, appunto, di chissà cosa, ma il nostro obiettivo è quello di crescere. Per cui va bene così. Un uccellino mi ha detto che lei, oltre, anzi tu, Saverio, ti ho dato del tuo, certo, sin dall'inizio, ti occupi anche, diciamo, dell'arbitraggio. Sei un assistente... Allora, arbitro assistente, perché diciamo che nelle squadre giovanili non vengono designati arbitri, ma vengono mandati dalle società stesse. Allora, praticamente la federazione, diciamo che preferisce avere arbitri associati, vale a dire, a volte sono atleti o dirigenti delle società che danno una mano al settore arbitrale territoriale, soprattutto per arbitrare le partite del settore giovanile, perché anche in questo campo c'è qualche difficoltà, nel senso che anche in questo i ragazzi non sono più propensi come una volta ad arbitrare, a fare sacrifici. Io parlo in prima persona perché ho una figlia che comunque ha fatto questi sacrifici. Erika Burrascano. Sì, è mia figlia, praticamente è in Serie B, è in prima fascia top della Serie B, una delle ragazze che, diciamo, ha iniziato per sbaglio, ha iniziato ridendo, ha iniziato scherzando, ma poi anche lei era un atleta, ma a un certo punto ha dovuto fare una scelta, perché siccome la carriera arbitrale stava andando avanti, lei lo fa con una passione enorme, perciò dico, e per questo dico, io poi sono molto legato a tutti gli arbitri della nostra città, del nostro territorio, perché a prescindere sono tutti amici di mia figlia, d'accordo, però dico, spesso mi prendono anche un punto di riferimento, perché io sono uno dei segnapunti, tra virgolette, storici della nostra città, perché da ben 15 anni faccio anche questo. E quindi, diciamo, il punto storico, sì, della,
della pallavolo messinese, possiamo dire. No, diciamo a livello di segnapunti direi che forse dico tieni, sì. Forse tieni sì. Anche la statistica un po' di tutte le partite, diciamo, sì, dei campionati. Io seguo praticamente anche l'organizzazione di tutti i campionati. Considerate che fino a oggi, al momento attuale, abbiamo ben 205 partite delle nostre squadre da fare in questa stagione. E mancano ancora i campionati PGS a cui parteciperemo pure. Per cui non è semplice coordinare palestre, orari, date, è un lavoraccio. Diciamo che dietro c'è un'organizzazione pazzesca. Sì, c'è un'organizzazione che inizia alle 7 del mattino e finisce a mezzanotte, tante volte, dico, anche se non si vede, ma dietro dobbiamo lavorare molto. Dietro appunto l'arbitraggio, tu parlavi di giovani che, diciamo, non ce ne sono molti che si vogliono avvicinare a questo aspetto, che è un altro aspetto della pallavolo giocata, importante. Oltre della squadra, appunto, se non ci fossero gli arbitri importante. Non ci sarebbero nemmeno giocare. Le partite. Non si potrebbe giocare. C'è una scuola di arbitraggio, diciamo, allora, cosa devono fare i ragazzi che vogliono avvicinarsi? Il comitato territoriale ogni anno organizza un corso per gli arbitri federali, si può diventare arbitri dai 16 anni in su. È preferibile, visto che adesso c'è questa possibilità di fare gli arbitri associati, è preferibile che si cominci dalle società a fare gli arbitri associati, perché comunque si familiarizza con delle regole che sono uguali anche per quelle, diciamo, che ci sono per gli arbitri federali, però una certa elasticità c'è, per cui io dico, se posso dire la mia, proporrei a tanti ragazzi di fare una prova e diventare arbitri, perché comunque è una bella passione, dico, la vivo quotidianamente, dico, non più direttamente perché mia figlia non è più nemmeno a Messina, però dico, fino all'anno scorso, dico, mangiavamo pane e pallavolo a casa ogni giorno. Per quanto riguarda gli under, abbiamo detto under 13, under 15, sì. Ma ci sono anche under 17. Allora, il settore maschile praticamente è all'under 13, under 15, under 17 e under 19. Sì. Il settore femminile, per questo che l'ultimo anno invece c'ha under 13, 14, 16 e 18. Dall'anno prossimo invece si adeguerà con le età degli anni di nascita, e perciò anche il settore femminile passerà all'under 15, under 17, under 19 per adeguare le cose al maschile. Quindi diciamo che la famiglia si allarga, la team volley è sempre presente in tutti i campionati. Team volley fa tutti i campionati, dall'S3 che è il mini volley, l'ultima manifestazione è stata domenica scorsa al Castello di Milazzo, che è stata veramente una gran bella esperienza per i nostri ragazzi e le loro famiglie. Grazie a questo al Comitato Territoriale di Messina, al Comune di Milazzo e al MUMA, il Museo del Mare di Milazzo. Queste sono delle manifestazioni che servono molto alla città, al territorio, dico, perché noi non dobbiamo fare solo sport, dobbiamo fare anche cultura. E non è semplice anche questo, perché coinvolgere le persone anche la domenica, diciamo il weekend delle diciamo festività. Non è facile togliere i ragazzi e le famiglie dalla comodità del divano e della TV e della passeggiata. Però lavoriamo tanto, consideri che praticamente noi l'under 14 e l'under 15 sono tutte gare che si giocano di domenica, e l'under 13 sono gare che si giocano di domenica. Per cui gli unici giorni in cui non siamo impegnati con gare sono soltanto, cioè anzi è soltanto il venerdì, perché poi il sabato e la domenica si giocano poi alla Serie C o la Serie D, ma comunque, perché dal lunedì al giovedì ci sono le under, a partire dalle femminili e a finire alle maschili. Ringraziamo il nostro ospite Saverio Burascano per essere stato qui con noi in questa puntata. Grazie Saverio. Grazie a voi, ringrazio personalmente anche a nome della società. E ringrazio voi per questa bella iniziativa che dà molto spazio al volley, perché il volley dobbiamo far capire che parte dal basso, per cui è giusto fare questo tipo di iniziativa e far conoscere il volley alla gente. E noi ringraziamo voi per la presenza. Grazie. Chiudiamo riepilogando il campionato di Serie C, girone B femminile, con la pallavolo zafferana a quota 6 punti in testa alla classifica, la polisportiva Nino Romano e la Golden Volley a Cicatena a quota 5, Messina Volley, pallavolo Oliveri a 4, Amando Volley, SD Volley 96, 3 punti. Chiudono in fondo alla classifica Team Volley Catania, SD Liberamente a Cicatena, SSD Unime e Team Volley Messina. Andiamo al prossimo turno, la terza giornata di campionato che verrà a scontrarsi SD Volley 96 contro Team Volley Messina.
Amando Volley, Pallavolo Zafferana, Team Volley Catania, Messina Volley, SSD Unime, ASD Liberamente a Cicatena, Polisportiva Nino Romano contro Pallavolo Oliveri. Riposa la Golden Volley a Cicatena. Passiamo alla, alla Serie C maschile con la classifica con la Ionica Volley Santa Teresa e il Jarre New Image e il gruppo sportivo Il Gabbiano a quota 6 punti. Volley Gela, Sistemi a Divenire Via Grande, Team Volley Messina a quota 3, ASD Volley Agira a quota 2, ASD Paternò Volley 1, chiudono Avimec Volley Modica e Giavi Pedara Volley a 0 punti. Ricordiamo che il prossimo turno della maschile non si giocherà, ci sarà un turno, una giornata di riposo e si riprenderà giorno 16 e 17 novembre. Ringraziamo ancora il nostro ospite, grazie, Saverio Burrascano, e grazie, diamo appuntamento al prossimo venerdì.